nei film degli Beh, i migliori cattivi di Roma Remi sono quelli di Sam Raimi. Gli altri fanno tutti schifo. Fanno ridere. Cioè, se si pensa, allora, se si pensa all'ultimo, ci vogliono in pensa. Quello prima c'era quell'altro imbecille che tutti che ha distrutto Venezia, gliene frega nulla a nessuno. Misterio. Misterio che non era manco misterio. Bello, cattivo, interessante, faceva la merda. Non guardiamo di Amazing Electro lì con il blu con il ripertone, per favore. In quell'altro invece c'è il coglione lì che diventa dinosauro, che è roba che nemmeno le tartarughe ninja. E poi invece mi pare un po' di aver capito che nel primo e nel secondo poi c'è Alfred Molina e Willem Dafoe. Ma Keaton, cosa ne pensi dell'avvoltoio dell'Homecoming? Ma poverino. E anche la scena in macchina. Ma scherzando, è talmente brutto per film. La scena in macchina. Viene giù l'universo, il cattivo diventa attivo perché è il capo di una ditta che gli levano il lavoro. Cioè, ragazzi, ma non si può vedere. Ma non si può vedere. Ma dove ha le qualità così scientifiche per sapere usare il materiale alieno col cazzo? Ma cosa nel cazzo ne sa lui? Ma cosa cazzo ne sa che non ci capiscono un cazzo gli scienziati dell'MCU? Ci capisce lui? Cioè, c'è stato Tony Stark e quell'altro stronzo che con una pietra ci hanno messo 27 firme a capire come ragione, adesso trova pezzi di roba e ci costruisce le cose lui. Ma chi è? Ma se era così intelligente e così figura da costruire quella cosa lì e avere il potere di quella cosa lì, che non voglio sputtanare a tutti, magari non l'hanno visto, c'è quella forza lì e vai a far capocantiere. C'è un 6 a lavorare per una qualsiasi ditta miliardaria come ingegnere capo per inventare le armi a 60 miliardi al mese. No, sei a quantiere di quattro stronzi e me la ne va. La sporcizia levata a New York dopo hanno attaccato l'alieni. Un t'hanno chiamato per aiutare. Chiamiamo lui l'ingegnere e si costruisce l'aereo contro gli alieni. No, chiamiamolo per ripulire. Lo sapete che quando si incazza perché poi ci fanno ripulire. Ma hanno levato l'apparto sulla riballa roba. E ora mi incazzo. Ne faccio vedere io con la roba e trovo avanzo, ne fa un culo sì, 10 anni dopo ne fa un culo sì. Ma com'è possibile scrivere una stronzata del genere? Com'è possibile? Che come si può credere? È come se ci avessero fatto vedere che il dottor Octopus in Nuovo Ragno 2 prima fa lo spazzino, no, c'è andato a fare la presentazione del lancio all'uranio. Ma siamo impazziti! Ma come cazzo li scrivete? Però non era lui a costruirle. Lui ma non vuol dire un cazzo! Cioè, sei un capo cantiere, ma dove lo trovi? Ma come, cosa vuol dire? Ma ti porti da capi cantieri, ma da un eleva le sporcizie e i mattoni. Mi devi dire come trova un ingegnere mega nucleare che ne costruisce un'armatura come quella lì, con i pezzi alieni che sa un cazzo nemmeno metto cali, ma di cosa si sta parlando? Si sta discutendo di puttanate. Quel film è scritto a cazzo e il povero Michael Keaton avrà preso 10 milioni e giustamente è andato a far coglione, a far pennuto. Ma il star fatto è che è uno dei cattivi più scemi del mondo. No. Cioè, come no? È un capocantiere. Ma cosa vuol dire? Ma come cosa vuol dire? Ma non costruisce, non è che è genio. Ma non hai capito cosa ti voglio dire? Ma scusa, Matte, se domani succede un danno grosso a Livorno, vengano giù 20 palazzi, non muore nessuno, fortunatamente, mettiamolo. Okay. Arriva il capocantiere che c'ha 20 cose per ripulire. Oh, bene, ho preso l'appalto. Arriva come lì, quello dello Stato. Del comune fa: no, no, qui l'appalto non ce l'hai più perché siccome testa di alzo, te sei in capocantiere. Noi saremmo scienziati, visti visterebbero cose aliene. Quindi ci serve noi per le valle di Ulo, perché te ci potresti fare danni. Non ci farei mai danni, infatti. Infatti, avevano praticamente ragione, le valle di Ulo era un pazzo. E quindi noi, è così. È come se te quindi arrivano, avessi di far levati dai coglioni, non sei più capocantiere. Non mi fate più pulire a me, resti, no. Vai, ciao, levati. Facci causa. Cioè, se succede a Livorno che scoppiano quattro palazzi, arriva uno, e ora si porta via tutto, perché arriva poi quello dello Stato e fa: no, guarda qui, ora è dello Stato, perché bisogna vedere cosa è successo, se ti deve levare di uno, e lui 10 anni dopo costruisce il Gundam. Beh, devono essere esplosi per delle... No, ma chiaro che è semplicemente un modo per farti capire il discorso. Il discorso è che lui non è arrivato lì dicendo: io sono che ha le conoscenze, ho miliardi e sono scienziato. Lui arriva lì dicendo che il suo lavoro è quello di fare il manovale, il capocantiere. Infatti non è lui a farlo. Ma non vuol dire un capocantiere, ma chi cazzo lo commissiona di dire: oh, tieni, ti commissiono senza una lira, perché ha detto: ci avete fatto perdere tutto. Non si capisce nemmeno. Lui ha preso i pezzi, li ha venduti. Sì, ha preso i pezzi, li ha venduti, ci ha fatto fare l'armi, i pezzi, lui. Ma non l'ha fatto lui. Ma ti rendi conto che il capocantiere, se va da lui che gli fa: oh, ho rubato pezzi delle armi, quello che vende le armi gli spara in testa e se le porta via. Ti va nel culo. Ma come cazzo è scritto? Dicono di sì anche loro che sono zio oligarca al film. Perché è così. Un capocantiere, se va dal mafioso e gli porta pezzi: guarda, so, c'ho i pezzi per costruire un'armatura, grazie, me lo costruisco per me e conquisto la città. Lui ti dice che altri e pezzi conquisto la città io. Lo sa. Come fai a sapere dove c'erano altri pezzi lui? Lo appendi per le dita dei piedi e inizia a tagliare il cazzo piano piano. Dopo 3 secondi ti dice tutto. E questi cattivi non sono più cattivi, non sanno più fare una minchia.
sono i cattivi più scemi del mondo, sono capi cantiere per questo. No, ascolta, però ci vuole anche la sospensione capo cantiere di credulità, una... certo. No, la sospensione mi dovevi fare, che lui era uno scienziato che era stato mandato lì, bastano due parole. Ma sono tutti scienziati sti cazzo di cattivi, non ma te per forza, se combatti l'uomo ragno, sei scienziato, ma o sei un alieno, no? Ma perché sennò ti fa un culo così? Non ci può andare in capo cantiere con la cazzuola, allora ti faccio il culo. Kingpin no. È un mafioso, lo combatte. Ma Kingpin non è vero che è un mafioso, perché come abbiamo visto nel multiverso è un mafioso che se l'uomo ragno gli dà un cazzotto nel muso si rompe tutte le ossa fino a lì. E quindi, è un essere umano normale. Non è un essere umano normale, è 5 metri largo 12. Per essere umano. È un essere umano. È perché... Andre the Giant, che cazzo. No, non è Andre the Giant. Andre the Giant gli dà un cazzotto nel muso, sveniva, poverino. Questo qui piglia cazzotti nel muso tutte le volte e l'ho visto, nemmeno lo sfiori. Per un essere umano, Fede. Ma è un essere umano relativo dentro l'universo Marvel. C'ha la testa grossa come l'uomo ragno. Come fa essere essere umano? Sarà alto 7 metri, largo 12. È un essere umano che gli è venuto un attimino male. È come Fantozzi. Se vedi così Vincent D'Onofrio, è Vincent D'Onofrio. Eppure anche lui è... Ma Vincent D'Onofrio è un grande attore, altro discorso. Ma cosa sento?